i trend di evoluzione demografica come l'invecchiamento della popolazione o i trend del mercato del lavoro in termini di volatilità del mercato del lavoro soprattutto per i giovani stanno portando una forte evoluzione del mercato assicurativo. In primo luogo una nuova offerta che vada a soddisfare le esigenze per esempio degli anziani, dei pensionati che oggi come oggi risultano più deboli, più scoperti grazie a un po' il calo del welfare state e al progressivo invecchiamento e all'allungarsi per fortuna dell'aspettativa di vita. Per investire su questa nuova fascia di clientela le compagnie hanno iniziato a sviluppare un'offerta che vada per esempio nelle polizze vita o nelle polizze sanitarie ad assicurare queste tipologie di clienti che però a volte spesso risultano insostenibili come costo rispetto a quello che potrebbe essere il servizio della polizza. Mi spiego meglio, l'onere da parte della compagnia per assicurare queste categorie di fascia d'età, quindi i pensionati e gli anziani, è veramente elevato e tante volte il costo della polizza risulta inappropriato rispetto ai redditi che queste fasce hanno, che sono sempre in calo, vista anche l'evoluzione del sistema pensionistico italiano. Per far sì che le compagnie possano affrontare più serenamente, economicamente in maniera sostenibile il mercato dei pensionati e degli anziani, che ha visto, pensiamo solo al mercato dei finanziamenti, lo scorso anno le cessioni del quinto sulla pensione sono cresciute più del 7%, un mercato che ha erogato più di 50 miliardi di euro e più di 380.000 operazioni finanziarie di prestito, di cessione del quinto della pensione. Ovviamente le compagnie devono investire su quella che è la comunicazione, la formazione e l'istruzione delle nuove leve, dei giovani. Questo perché? Perché ovviamente accedere alle coperture assicurative da giovani permette un percorso di conoscenza del consumatore e di garanzia delle coperture che possa seguire la persona dalle più giovani fasce d'età fino a quando invecchia. Accedere già alle coperture in età avanzata potrebbe essere limitativo perché si potrebbe incorrere alla non assicurabilità della persona e sicuramente il costo della compagnia sarebbe più elevato. In merito all'istruzione delle nuove leve sicuramente non ci si può esimere dall'investire nel digitale. Digitale che per le compagnie assicurative oggi si sta concentrando abbastanza sulla vendita delle polizze ma poco sull'istruzione. Secondo noi invece è molto più importante, dovrebbe essere più importante la formazione e l'istruzione online piuttosto che la vendita, che oggi deficita un po' dei lunghi processi burocratici che la normativa stringente impone nel processo di vendita online delle coperture assicurative.